Buongiorno, oggi andiamo a registrare le pasticche delle pinze dei freni posteriori. Questa è la corsa del freno a mano ora. Dalla parte bassa siamo a circa 13 centimetri, poco più. E ora vi mostrerò come andare a registrare freno a mano. Aspettate un attimo che vi posiziono, eh. Ok, il click è arrivato alla sua corsa finale. Allora, sì, potrebbe andare, dovrebbe essere abbastanza robusta. No, va bene anche un po' più bassa. Va bene anche più bassa. Scusatemi. Limite, posso alzarla un po' di più, ma la devo prima abbassare. Ok. Dai, sto click è un po' difettoso. Facciamo questa, così riesco ad alzarla un po' di più.
magari se la alza un po' di più ci si lavora meglio. Ok. Io non ve l'ho fatto vedere, ma sulla ruota davanti ho messo una zeppa a bloccarla. È importante come cosa, dato che il freno a mano ce l'ha di dietro. Perché alzandola così è abbastanza palese che possa scappare via in avanti. Non so se la vedete, ma davanti. Quello che mi stavo dicendo. Meno male che c'è sempre i troppoletti sotto. E si è presa qui, meno male. Quando fate queste cose fate molta attenzione, che a farsi male è un attimo. Uno. Metto questi perché non mi fido granché del crick e poi comunque devo lavorare nella parte più centrale. E due posizionati. Ok. A posto. Questo mettiamolo lì. La macchina non si muove e noi ora siamo in sicurezza. Ok. Ora vi rimetto in posizione. Allora, eccoci qui. Intanto si leva di qua, non so ora se si riesce a vedere, c'è un coperchio di plastica con chiave da 17, ovviamente è sboccolato. Che dici? Ora
non so come mettere sta lampada. Ok, no, ci siamo? Sì. Qui ora c'è questo, la miseria, sto fermo. Fermo non è più buono. Vabbè, male tipo. Ora il giochino è presto fatto. Ah, in marcia. Devo mettere in folle. Ho giocato un po' col freno a mano per farvi vedere anche, non so se l'avete visto, lo poi controllerò, che il freno a mano deve essere completamente a zero. Ora, il giochino qui, chiave da brugola da 5, chiave da 17, quella è sollevato il tappo, giustamente Rosy si danno noia, e si allenta il dado. Come potete vedere, gira. Gira a mano. Vedete? Gira a mano. Ora qui è questo qui che va regolato. Mi sono procurato lo spessimetro. E il giochino, come vi dicevo, è presto fatto. L'ho fatto girare in semiasse. Questo differenziale comunque fa dei rumori, non mi piacciono. Allora, se lo mando in su, ecco, in giù già la sento frenata, così no. Praticamente funziona al contrario dei bulloni normali. Se un bullone normale si svita, quindi in senso anti-orario, tende a venire via, ad allentare. Invece nella pinza no, fa l'effetto contrario. Io stringo, cioè giro ancora ad allentare la brugola, sentite? Già struscia sul disco. Se io invece vado a stringere,
gira libero. Ora con lo spessimetro comunque mi ci sono messo in una posizione scomoda. Ok, forse da qui ce la... forse no. L'ultima volta la feci con la macchina sul ponte. La macchina sul ponte è tutta un'altra cosa. Ah, la volete sapere l'ultima? Lo spessimetro lo posso mettere a posto. Non ci entra. Ok, troppo stretta ora. Ok, e questo lo abbiamo messo più o meno in posizione. Ora si passa a questa qui. Questa qui è una chiavina da 7. Anche questa, se io la giro per capirsi verso la pinza di là, stringe. Se io invece la mando verso lato guida, lato passeggero, a lei. Allenta, vedete? Lato guida. La ruota è bloccata. Stesso lavoro da quest'altra parte. Vi lascio così, tanto più o meno ora avete capito come funziona. Io si allenta. Si stringe.
Questa la posso anche lasciare stare, è abbastanza vicina. E di pasticca ce n'è anche tanta. Anche di questa interna. Scusatemi. Questa di qua invece. Ragazzi, scusate, ma lo spazio è minimo. Anche lì ce n'è tanta. Anche di qua. Ora, per capire più o meno quanto sono frenata, vi porto con me e vi faccio rivedere la corsa del freno a mano. Allora, tutto su, sento già un discreto miglioramento. Guardate un po', 10 centimetri se si misura ora rispetto ai 13 di prima. Questo vantaggio 3-4 scatti, siamo a 8, 5 siamo a 10. Questo vantaggio, vi dicevo, influisce anche sul freno, diminuisce la corsa. Folle, sì. A parte anche se è in folle, saremo ammazzati. Già a fine corsa. Quando sento dire, no? Anche nei vari gruppi Facebook, che la 75 non frena, c'è il pedale lungo e tutte queste, tra virgolette, menate del caso, spesso le sento di da persone che magari durante la settimana o durante il mese usano macchine moderne, ora non per forza magari supercar eccetera, però macchine moderne con ABS, insomma tutto l'impianto frenante completamente nuovo. Quando dicono che c'è il pedale lungo, il problema dipende da queste. Ora, fondamentalmente queste pinze qui erano all'avanguardia, no? Negli anni 89, 90, giù di lì. Ma anche prima, che bene o male questo sistema è vecchio di 40 anni, anche se l'adotta la 75 in sé. Mi sta abbandonando la staffa del portatelefono, via. Ora, è un sistema valido, per amor di Dio. Mette il discorso delle masse sospese
in maniera limitata perché le mette nel centro scocca e quindi di conseguenza non ci sono le masse sospese sulle ruote, sulle sospensioni. Ottimo bilanciamento dei pesi, tutto quello che vi pare, però un grosso difetto ce l'ha questo tipo di impianto frenante. Soprattutto per queste posteriori, che non si registrano automaticamente ogni volta che si usura la pasticca dei freni. Quindi, non autoregistrandosi, il pedale prende corsa lunga. Prendendo corsa lunga, viene meno anche il freno a mano, viene meno anche la frenata. Anzi, viene meno soprattutto la frenata. Perché più lungo il pedale, più è lunga la corsa del pedale e meno forza frenante c'è sull'impianto. Basterebbe ogni tanto, quando il freno a mano prende quella corsa lì, fare quello che ho fatto io. Venire qui sotto e andare ad agire sulla vite, questa qui da 7. Io nella pinza di destra, questa qui, ho toccato anche l'altro bullone, ma non è necessario. O meglio, non è per forza necessario. In questo caso qui, andando a riavvicinare l'interno della pinza, quindi la pasticca interna sia della destra che della sinistra, fa meno corsa. Cioè praticamente cosa succede? La pasticca dal disco, essendo più vicina al disco, qui, la corsa dal momento in cui si preme il piede del freno, il pedale del freno, scusate, ad arrivare al momento in cui la pasticca tocca il disco, essendo più vicina, meno corsa, quindi più pressione dell'olio, maggiore forza frenante. Quindi io direi che la gente, prima di dire che la macchina non frena, dovrebbe sapere come funziona questo tipo di impianto frenante. Perché se qui noi non ci si mette le mani ogni 10-20.000 km, abbiamo il pedale del freno lungo e il freno a mano lungo. Di conseguenza abbiamo quella sensazione che il pedale del freno, la pompa del freno, il servofreno, tutto il sistema sia un sistema debole. Ma in realtà non lo è. Vedete? Ah, guarda, questo è il filo che vi dicevo. Quando a volte si viaggia. Ah, c'è anche lui. Tutte e due. Eccoli. Eccoli. Vedete? Questo è uno dei grossi difetti di queste macchine, che io sono sicuro che non è solo questa, ma anche della pinza anteriore sinistra troverò fili così. Stavo dicendo, mi sono perso. Se noi andiamo a registrare le pinze dei freni posteriori ogni 10-20.000 km, intanto per cominciare, come ho controllato prima, la pasticca c'è ancora uno spessore così. Perciò queste, io sono sicuro che cambierò quelle anteriori almeno 3 volte prima di cambiare queste. Di conseguenza, queste si cambiano molto più raramente.
Poi, come si può ben vedere, qui intanto mi manca un tappo dello spurgo perché ci picchiava la marmitta. Questo è un altro dei suoi difetti. Strappa i cavi della spia. Di conseguenza, ora magari vedo di sopra dove andava a finire. Non lo so. Di conseguenza, quando loro qui si sbucciano, toccando qui sopra, magari ora questa no, perché questa non è collegata a niente. Quella di sopra, che è collegata alla macchina, se tocca nella scocca, si accende la spia dei freni. Quando in realtà magari i freni non sono da cambiare. Io, per non saperne leggere né scrivere, questi siccome non mi garbano così, non succede niente, per amor di Dio. Però non mi piacciono a me, fattore mio. Eccoci. Questo sistema purtroppo va mantenuto sotto una certa manutenzione costante. È un sistema che adottava l'Alfetta, la Giulietta, non quella che non si conosce tutti, quella più vecchia. Niente, l'unica cosa che bisognava fare, purtroppo, se vogliamo avere una frenata efficiente, è venire qui sotto, sporcarsi le mani, e non solo le mani, perché quando si infila qui sotto a queste macchine si entra bianchi e si esce neri. Niente, mettersi qui e registrare questi bulloncini qui in modo tale da poter avvicinare le pinze, non le pinze, le pasticche al disco quanto basta per avere il freno a mano corto e il pedale corto. In questo modo la frenata cambierà in maniera sostanziale e così perlomeno la macchina torna a frenare alla sua potenza, che comunque macchina degli anni 90. Non possiamo pretendere che abbia una forza frenante delle macchine moderne. Però ha una sua forza frenante. E meno male, 12 quintali di macchina e se li frena. Me l'avevo detto. Mi sta abbandonando la staffa del portatelefono. Non è che mi sta abbandonando, ma proprio abbandonato, si è troncata. Toccherà ricomprarla. Comunque, spero di esservi stato utile anche con questa cosa qui e di avervi spiegato come funziona questo impianto frenante. E chi fa il paragone della macchina in sé che non frena perché guida magari una 500 tutti i giorni, cioè non è paragonabile, come non è paragonabile un motore turbo con un motore aspirato. Voi rendetevi conto di quanta roba c'è qui sotto e deve andare tutto in perfetta armonia, perché sbattimenti vari qui sono frequenti.
tant'è che la marmitta, come vedete, è toccato rifarla da zero. Ah, e questo è una pancia centrale. Forza, mettiamo questo coperchio. Una cosa importante che non vi ho detto, ma che è comunque anche abbastanza ovvia. Quando decidete di fare questa operazione qui, state attenti e vai a quel paese. State attenti a non avvicinare troppo le pasticche dei freni. Dovete sentirla a mano girando la ruota. E dovete sentirla all'orecchio quando sentite appena appena sfregare il disco. Perché se ne andate a stringere troppo, strinate i dischi posteriori. Questo è ovvio. Beh, ora vedo di riabbassare la macchina e poi andiamo a provare il freno a mano. Al momento la metto così, mentre abbasso la macchina. Allora, questa leviamola. Visto lo scherzetto mi avevi fatto prima, voglio vedere se me ne scappi da qui. Come avete fatto caso, non so se si vede dal video, mentre io sollevo il ponte, abbassa il culo la macchina. Ora solleva il culo. Abbassati.
Sì, c'è le tavole davanti. Ma posso mettere indietro. Vedete? Un bilanciamento dei pesi. Sposto così. Devo togliere però il crick. Tutto questo l'ho fatto anche per spostare il crick. Allora, fammi levare le tavole, va. Questo ho appena fatto di spostarla dalle ruote. Provate a farlo con le macchine moderne. Uff, quanta roba ancora c'è qui dentro. Abbiamo finito.